Io credo che al termine di questo lungo percorso, di cui una parte è stata fatta ma resta ancora molto da fare, il rispetto per il luogo si aggiungerà a un altro risultato. Sappiamo ormai tutti quanti che nell'ambito del turismo, il turismo religioso è diventato un fatto estremamente importante, capace di muovere centinaia di migliaia e a volte milioni di persone. Credo che la fine di questo percorso di rispetto, di conservazione e di restauro possa far sì che questo luogo, che è stato un luogo importante nella via Francigena, anche se di un ramo minore della via Francigena, possa ridiventare un luogo importante del turismo religioso. E allora, quando il cammino sarà compiuto, si sarà fatto un lavoro di rispetto per il territorio, di rispetto per la storia, di rispetto per la nostra civiltà cristiana, ma anche di rispetto per il futuro economico di questo territorio, perché senza dubbio questo potrà diventare un passo importante, un punto importante di quella via Francigena, la cui riscoperta sotto il profilo turistico e religioso è cosa assai importante di questi ultimi decenni. Allora il vostro lavoro diventa importante anche sotto questo aspetto, oltre che sotto gli aspetti importanti che ha già sottolineato Sua Eccellenza. Ed è in questo che dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme, anche le istituzioni, facendoci venire delle idee, magari delle idee che possano portare al fatto di trovare ancora quelle risorse economiche che sono indispensabili per chiudere questo percorso, sapendo sicuramente che la fine di questo percorso rappresenterà assolutamente un fatto di rispetto per la storia e per la nostra civiltà, ma che sarà effettivamente una porta aperta per il futuro economico anche di questo territorio. Grazie e buon pomeriggio a tutti. L'amministrazione comunale ha sposato di buon grado la proposta dell'Associazione Cavalieri di Sant'Eusebio per questa giornata dedicata al Medioevo, anche perché, come abbiamo sentito prima, l'ha sottolineato Monsignor Cerrato, queste sono le nostre tradizioni, questa è una chicca, diciamo così, di Feletto, dobbiamo andarne orgogliosi che sul nostro territorio ci sia un edificio costruito negli anni 1000, ecco, il primo esempio del cristianesimo qui da noi. 15 anni fa questa chiesa era volta da rovi e questa associazione veramente ha fatto un lavoro egregio sotto questo aspetto. E tanto è vero che l'amministrazione ha inserito nella rassegna eventi d'estate 2013 questa giornata per andare a sottolineare questa cosa, far capire le basi, le origini anche del nostro paese.